Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Io sono Francesca, mi riconoscete dal rossetto rosso, una delle mie passioni, insieme alla scrittura e naturalmente alla lettura. Anche oggi consiglio di lettura, hashtag consiglio di lettura, pop. Sapete che io ho un'anima spiccatamente pop, All You Can Pop è proprio il nome del mio blog, e quindi sono andata a leggere con grave ritardo. Devo dire che sto recuperando delle lacune di lettura negli ultimi mesi. Alexander McCall Smith, lui, autore di Il Club dei Filosofi Dilettanti. Allora, Alexander McCall Smith, nato nello Zimbabwe, professore di medicina legale all'Università di Edinburgh, dove è ambientato questo romanzo, e poi anche altra vita come scrittore di gialli. Lui ha scritto due serie, ha creato due serie mystery d'indagini, diventate famosissime. Uno è i casi di Precious Ramozzi. Si dirà così, io ho sempre problemi con i cognomi qua, vabbè. La detective numero uno del Botswana e poi i casi di Isabel Dalhousie, filosofa e investigatrice. Lei, Isabel Dalhousie, protagonista di questo libro che io ho trovato nell'edizione Thea, Il Club dei Filosofi Dilettanti. Lei appunto è filosofa e investigatrice. Questo libro è uno scone con la panna acida e la marmellata sopra, o viceversa, come preferite. Un passatempo per signore, eleganti signore inglesi, eleganti signore inglesi, che vogliono indagare, appunto con lei, con la nostra Isabel, che è una persona tutta testa, ma anche molto concreta, con un guizzo di vivacità, che sta tra pettegolezzi, notizie di paese. Attenzione, perché anche se siamo a Edimburgo, qui c'è il vero gossip, no? Il chiacchiericcio delle strade, dei conoscenti. Lei è raffinata e colta e questo libro naviga proprio tra l'alto e il basso, no? Per questo dicevo, è un intrattenimento da borghesia, è delizioso, non saprei come altro descriverlo se non come un libro delizioso. Isabel Dalhousie, fondatrice del Club dei Filosofi Dilettanti di Edimburgo, lei insomma ci dà dentro questo club, scrive anche un giornale, insomma è tutta presa da questi discorsi. Lei una sera va all'opera e cosa succede? Vi dico, no spoiler, però vi leggo la prima riga del romanzo, agile, un agile romanzetto, si legge in pochi giorni, poche ore. Isabel Dalhousie vide il ragazzo cadere dalla balconata superiore, quella del loggione. Fu un volo improvviso, brevissimo, e il corpo rimase davanti ai suoi occhi per meno di un secondo. Capelli scompigliati, a testa in giù, camicia e giacca rovesciate sul petto, tanto da mostrare l'ombelico. Insomma, questo ragazzo è caduto. E precipita dal loggione e lei dice: non è stata una caduta accidentale. C'è la polizia, ci sono le indagini ufficiali e ci sono le indagini di Isabel. Attorno a cui si muove un mondo di persone, a cominciare da Kat, che è la sua nipote adorata, la nipotina adorata, Jamie, che è l'ex fidanzato di Kat, Grace, che è la governante di Kat, e insomma ci sono anche una serie di uomini in realtà. Vi dico, è molto legato alla filosofia, è molto legato all'arte, veramente piacevolissimo. C'è lei che va adesso qua, insomma, mi sono segnata varie frasi, ma non lo so, probabilmente proprio da godere, no? Ci sono delle piccole chicche qua e là in questo quadro di quotidianità dal, direbbero gli inglesi, no? Monotona, certo, con delle passioni che la tengono viva, no? Però quiet, standard, e queste frasi che ravvivano anche il testo e la vita di Isabel sono, ecco, ad esempio questa qui. Era una donna pessima, senza dubbio, ma l'orrore poteva avere una curiosa attrattiva come quella di un serpente velenoso. Ci piace guardarlo, persino fissarlo negli occhi, perciò accettò, aggiungendo che non sapeva se Jamie era libero, eccetera, eccetera, no? Questo è quello che pensa Isabel nella sua testa, no? Che
l'orrore può avere un'attrattiva, e lei qua l'orrore l'ha incontrato perché appunto c'è questo ragazzo che volo d'angelo. È tutto molto filosofico, molto leggiadro, molto così, molto British. Ah, va bene, qui siamo in Scozia, città Edimburgo di fantasmi, di magia, di nebbie, di pioggia, bellissima. Se non ci siete state, andateci perché Edimburgo è meravigliosa. E solo lì poteva, secondo me, avere casa il club dei filosofi dilettanti di Isabel Dalhousie, che è la protagonista creata da Alexander McCall Smith, il club dei filosofi dilettanti. Leggetelo perché veramente con una tazza di tè si accompagna in maniera magnifica. Grazie, se vi piacciono questi video iscrivetevi al canale, mettete un bel like, lasciate un commento se avete letto questo libro, condividete i video che vi piacciono. Naturalmente buona lettura e alla prossima. Ciao!